Che pericolo è? Signori! Dio santissimo, ma che cupolino è? Madonna! È incredibile! Madonna! Dici che carbonio questo? Dal tocco di Shelby sembrava. Aprilo. Cazzo, non avevo capito bene. Brother, ma è più grosso di me. Vecchio! Shelby, cos'è? Bellino? Ci potrebbe star bene, dici? Trovami una moto dove non sta bene il carbonio, ti direi. No, questo è sicuro. No, questa è una figata incredibile. Come avete visto, c'è un pacco molto molto carino. E ora vi spiego cosa sta succedendo e perché sono così preso bene. Perché sono molto, molto, molto preso bene. Ma fatemi spogliare. Ho tolto gli anelli? Dicevo, ho dovuto togliere gli anelli perché il pacco che sono andato a ritirare da VRS è un pacco particolare. Molto, molto particolare. Però ho bisogno di andare nel divano per rendere di più l'idea. È leggerino sto pacco, leggerino. Shelby, vieni anche tu. Ma già. Perfetto, guarda Shelby, metto qui un secondino. È un pacco speciale, non so se conoscete la marca Fulsix, probabilmente sì. Ma è una marca che fa pezzi in carbonio. Un bel carbonio, bellissimo. E questo pezzo è uno dei tanti pezzi che aggiungeremo alla moto e che, udite udite, sceglierete voi. Perché sì, questo pezzo l'avete scelto voi, o meglio, alcuni di voi. E se oggi lo sono andato a ritirare è proprio merito vostro. Ma per chi non è del mestiere e non segue il qui presente ogni sera il live su Twitch, vi spiego. Chittare un R1 è abbastanza complicato, sia dal punto di vista di smontaggio dei pezzi, perché tutto è incastrato nella minima precisione possibile, e quindi anche per cambiare un cupolino devi smontare la carena. No, secondo me non è attaccato. Sia dal punto di vista che gli stessi pezzi, fighi assurdi che vuoi mettere nell'R1, la macchina fotografica è completamente morta. Ho dimenticato di mettere sotto carica le batterie. E allora dicevo, durante una notte, Shelby, mentre tu dormivi e io pure, ho detto, ma perché non faccio qualcosa di carino, simbolico, per tutte quelle persone che ogni giorno mi supportano, sia guardando i miei video, lasciando like, un commento, ma sia in prima linea, quindi essendoci ogni giorno in live, supportandomi e soprattutto supportando delle cose che... particolari. Quindi ho deciso che ogni donazione che verrà fatta in live segnerò il nome in un quadernino, in una sorta di Death Note. E poi, quando arriverà il pezzo in carbonio, scriverò tutti i nomi delle persone che hanno partecipato per comprare quel pezzo all'interno del carbonio, o meglio, sotto, nella parte grezza. E secondo me è una cosa molto figa, perché è come se vi portassi tutti i giorni in moto con me. Ovvio, si parla semplicemente di una scritta all'interno di un pezzo grezzo di carbonio, però, non lo so, è una cosa molto carina. Anche perché mi sono accorto che effettivamente io di grazie ne ho detti pochi a voi. Quindi, mi sembra una cosa molto carina, ok? Ma ora, volete vedere cosa ho preso? Signori, ho preso un'estensione in carbonio per la mia R1. Da parte di Fulsix, sotto è, come vedete, carbonio grezzo, bellissimo. Sopra è carbonio twill lucido e, beh, sarà uno dei tanti pezzi in carbonio. Quindi, secondo me, possiamo scrivere i nomi delle persone qui dentro. Questo lo mettiamo qui. Vado a prendere un pennarello. No, sireno. Arrivo, Non dovrebbe. Eccola! Ah, questo, Shelby, è un uniposca, un pennarello indelebile bianco, dove tu fai... e poi scrivi. Ma mi mancano i nomi. Mancano i nomi e soprattutto sento caldo. Tutti questi sono le persone che hanno partecipato per l'acquisto dei pezzi. O meglio, qua sopra... sono quelli per il parafango, che metteremo nel parafango. E tutti questi qui, visto che il pezzo costava un pochettino di più, sono quelli che hanno partecipato per l'estensione in carbonio. E poi dopo ne abbiamo altri, ma quelli lì sono per un altro pezzo. Se volete sapere cosa sarà, sapete dove trovarmi tutte le sere. Non so per quale motivo vi andrebbe di partecipare. Anche un semplice euro conta come una donazione da 100. Famoso, allora la gente che dona 100 euro è stupida, perché basta che ne dona uno per il nome. Paradossalmente sì, ma la gente che dona in live difficilmente lo fa per il nome. Anzi, le donazioni più grandi in assoluto le ho ricevute senza dare qualcosa in cambio. E quindi è per questo che sento bisogno di marchiarvi permanentemente in una delle cose più belle che ho in questo momento. Shelby è una di quelle, ma non posso scrivervi sopra di lui. E l'altra è l'R1. Ok, il problema è... questo funziona? Siamo attenti a non
sporcare la parte lucida perché mi verrebbe da piangere. Quindi ora iniziamo a scrivere. Mamma mia, Forest. Che poi i nomi non sono quelli precisi perché mi piace un po' storpiarli. Forest con 150 euro, cioè la carriata lui. E io Forest la metterei in un posto bello, cioè letteralmente te lo metterei qua. Cosa facendo? Poi ci abbiamo Danny, che la turbo carriata anche lui. Danny lo scrivo qua. Ci butto anche l'H. Abbiamo Dennis 92 e io metto anche merda. Non vi preoccupate, non sono cattivo. La gente che mi segue sa perché. Poi mettiamo Fruttino. Cazzo, scrivere nel carbone è difficile. Io metto poi Fruttino, Foxy, ma merda. Anzi no, per oggi sei solo Ema. Stegosauro, Vanessa. Addirittura le donne che donano per il carbone nella moto. Incredibile. Poi abbiamo Sua Maestà Hook. Lo mettiamo qua nel mezzo. Nickname stupendo. Alex, lo metto qua. Fruttino, Ema, Dennis, Forest. Ah, J, un'altra donna. Anzi, la metto solo J, molto carina. Ok, questi sono i nomi delle persone che hanno partecipato per l'acquisto dell'estensione cover in carbonio per il serbatoio. Brother, vi ringrazio. Cioè, è molto bello. È bello anche montarlo. La metto qui nel mezzo. Ma è anche quello che ho io che fa clac 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 clac. Io ho comprato quella roba su Temu solo per quel rumore. Va bene. Te lo giuro. Comunque mi fido di chi c'ha la maglia del TM e mette le mani all'R1. No, in poche parole dobbiamo togliere questo. Giusto, Dima? No, bro, prima dobbiamo togliere la sella. Poi la queste sella. Carenine minuscole triangolari. Sì. Poi questo qui davanti, che non so, è un'altra cover del serbatoio. Ma questo qui è incastro alla fine. Questo farà stock, lo sai, vero? Perché io ho visto. L'ho visto anch'io. E nel video dice farà stock come se si stesse per rompere, ma andate sereni. E poi dopo questo qui si incastra normale. E ti è rimasto in mano un pezzo. E ti è rimasto in mano. Vabbè, te lo ricomprerò, giuro. Bello, posso dirti che è tutt'altra moto così. Te ne sei proprio uno in più del diavolo, vecchio. Questa è una brugola da 4. Esattamente. Beh, ci sono. Sono diventato un mechanic. Alzala dietro prima. Un po'. Ok, tira avanti. Mamma mia, vecchio, ma chi sei? Io smonto R1 da quando sono nato. Ah, manca la vita. Adesso dobbiamo smontare il motore. Ah, questa però è a croce. E chi sta? E sarà una 4. Una 5. Giralo tutto. Mamma mia. So dove mettere le mani, perché è normale. Allora, questa la metto davanti perché davanti è così. Allora, nel video poi lui stacca e fa stock, capito? Vuoi avere tu l'onore di fare stock? Vecchio, vuoi farlo tu l'onore? Perché almeno posso dire che un mio amico ha rotto l'R1. Sembri proprio uno serio. Peccato per la maglia del TM. Ah, ok, lo faccio io? Lo fai tu o lo faccio io? Perché lo faccio io. Vai, dammi. Perché almeno, cioè, tu rompi una tua cosa. Sei più soddisfatto? Secondo me verso l'avanti, eh. Mi giro un pochino verso l'avanti. Oh. Vecchio! Fai piano. Sembra che c'ha due viti sotto. Cazzo! Bro, si vede che se monti R1. Io, se vedi, sono tranquillo. Io ho la tachicardia. No, vecchio, mi batte forte. Devo chiamare un cardiologo. Chiamo un cardiologo. E poi si monta questo. Madonna. Entrato. Eccolo. No, vecchio. No, vecchio. È grossissimo. No, vecchio. No, è sgravo. Cioè, tu stavi scomodo? Sì. Il doppio. Hai pagato per stare ancora più scomodo. Il doppio. Cioè, per precisare, ci sono ancora tutti i nomi. Non è che l'ho detto per dire. È giusto. Quindi così. Ci sono tutti i nomi che saranno sempre a contatto con la moto. È giusto così. Quindi portatemi bene, mi raccomando, non lanciatemi gli accidenti. Sembra proprio. Mi sono cagata addosso. Le viti? Allora deve andare più indietro. Ma no, 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 no. Senza paura proprio. Perché il velcro evidentemente si è messo, ma non è nei punti corretti. Ok. Aspetta però che qui non siamo dentro. Che tu vedi qui, fanno vedere questo prezzo, qui combatta. No. E fu così, che si spacqua a metà carbone. Bro, io che sto benissimo. Vedi che vecchio, ai 2,50 questo qui si ribalta. Si stacca. Come il cofano delle macchine. Madonna santa, se sto carbonio è carbonio. È andata, è andata, fratello? Hai stretto tutto? Madonna, se le pale massacra. Bro. Ti ho visto già in difficoltà. Come la senti? Io po' vecchio, è uno spettacolo. Se lo vedi tipo così, si vede solo che c'è una gobba enorme. Non sembra troppo carbonio. Ma se vieni. No, vecchio. Quello più questo rialzato senza specchi sta diventando cattivo, però. Sta diventando cattivo, no? Madonna mia. We'll be right back.
brother, al mio 3 lasciamo le moto. Vecchio, guarda quanto fa paura. Immagina che ti cade sulla destra. Ma perché? Cazzo, stupenda. Abbiamo fatto un bel bel lavoro. Adesso andiamo, andiamo subito. Fa vedere. Lenny, sì. Bellino. Non ti fa male al cazzo. Non c'è, quindi non si sente. Tu dei bei pezzettini. Ti notano subito. Le frecce. Poi? Poi? Guarda. Ho visto dopo. Ma era già così netto qua. Io voglio dare le frecce, sono curioso. Sono bellissime, raga, si vedono bene un bel po'. Bella, bella, quando me lo fai provare?